Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile, ben trovati con questa che è l'ultima puntata dell'anno, quindicesimo anno di questa trasmissione. Oggi parleremo di terapia del dolore, di metodiche che possono essere utilizzate per diverse patologie. Impossibile trattarle tutte in questa mezz'ora insieme, così abbiamo deciso di sceglierne due, l'herpes zoster, forse più conosciuto come fuoco di Sant'Antonio, patologia dolorosa causata da infezioni, e la fibromialgia caratterizzata da dolori muscolo-scheletrici. In quali casi si può intervenire con le metodiche della terapia del dolore? Con quali risultati? Tutte domande che gireremo alla nostra graditissima ospite. Buongiorno e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Sara Di Paola. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Dottoressa Sara Di Paola, specialista in anestesia, rianimazione e terapia del dolore, casa di cura Pierangeli di Pescara. Intanto le chiedo subito, che attività svolge un ambulatorio che si occupa di terapia del dolore? Quali sono i pazienti che vengono da voi? Si tratta di pazienti che naturalmente soffrono, hanno dolore, un dolore che può essere acuto, un dolore che si manifesta nell'immediato e quindi ha anche un tempo ridotto, o un dolore cronico, quindi presente per più di una settimana con un'intensità elevata e hanno necessità di essere curati e gestiti anche dal punto di vista psicologico delle volte, in quanto una buona componente del dolore è sicuramente soggettiva e psicologica. Per cui ci occupiamo di individuare la causa del dolore, definirne la tipologia e stabilire il trattamento più adeguato e quindi riconoscere quale esigenza ha il malato che afferisce nel nostro ambulatorio, che arriva nel nostro ambulatorio. Intanto c'è da dire che per arrivare da voi una persona deve soffrire almeno una settimana per essere, diciamo così, ammesso ai terapisti del dolore. A parte le battute, quali sono le principali patologie che possono essere trattate, dottoressa? All'interno dell'ambulatorio di terapia del dolore viene effettuata una visita, si riconosce innanzitutto un dolore oncologico di cui noi non ci occupiamo nel nostro ambulatorio o un dolore non oncologico. Quali sono i dolori non oncologici o che hanno un andamento cronico e che arrivano, che noi in genere trattiamo? E soprattutto il mal di schiena, che può essere un dolore di tipo toracico, un dolore cervicale o lombosacrale. Dolori di tipo muscolo-scheletrici, quali l'artrosi, le artriti, le fibromialgie, io ne ho indicate solo qualcuno, ma in realtà ce ne sono tantissimi. Dolore da infezioni, quali ad esempio l'herpes zoster. Dolori orofaciali, la nevralgia del trigemino, la fa da padrona. Dolori provocati da malattie croniche, come il diabete, l'osteoporosi, le artriti reumatoidi, le arteriopatie. Tutte patologie che possiamo trattare all'interno del nostro ambulatorio, naturalmente ricordando che ci sono tante altre specialità e specialisti che possono ruotare intorno al nostro ambulatorio a cui noi possiamo fare riferimento e insieme coadiuvare il servizio e raggiungere l'obiettivo, cioè arrivare a portare il paziente a raggiungere una buona qualità di vita, che è l'obiettivo fondamentale. Avete visto in questa diapositiva che ventaglio di patologie che possono essere trattate con la terapia del dolore, come vi ho detto in presentazione. Impossibile parlare di tutte, così in questa trasmissione abbiamo deciso di focalizzarci su due malattie, il fuoco di Sant'Antonio e la fibromialgia. Il fuoco di Sant'Antonio è forse più conosciuto appunto come fuoco di Sant'Antonio, ma la definizione scientifica, il nome scientifico è herpes zoster, giusto, Sì, dottoressa? Che esattamente. patologia è? L'herpes zoster è una patologia, o meglio, una sindrome che è causata da un virus della famiglia varicella zoster. Il sistema immunitario normalmente produce anticorpi che sono sufficienti a bloccare la malattia, ma in realtà il virus può rimanere inattivo anche per anni o per tutta la vita all'interno del nostro organismo.
questa riattivazione, quindi questo vive in una sorta di latenza il virus all'interno dell'organismo e si riattiva. La riattivazione è dovuta in genere ad un calo improvviso delle nostre difese immunitarie per problemi che a volte possono derivare da natura fisica o di natura psicologica, quindi traumi anche psicologici possono determinare una riaccensione di questa patologia. Quali sono i sintomi principali e come viene diagnosticata questa malattia? I sintomi sono vari, in genere la diagnosi si effettua attraverso l'evidenza, attraverso ispezione dell'eruzione cutanea che è presente. Si evidenzia un'area cutanea eritematosa di forma allungata coperta da vescicole. Questa è la prima diagnosi che si può, la diagnosi si effettua in genere in questo modo. Come si può notare, l'eruzione si evidenzia soprattutto monolaterale, quindi da un lato del nostro corpo, in vari punti. Ecco, queste sono le immagini che riguardano l'herpes, le vescicole, così come si presentano in una fase veramente acuta. Somigliano un po' a quelle della varicella, il virus è lo stesso, ma in realtà sono collegate tra di loro tutte queste vescicole. E si tratta di un dolore bruciante, di un dolore lancinante che può portare febbre, prurito, mal di testa, brividi, soprattutto uno stato di spossatezza, di sonnolenza e disturbi allo stomaco, disturbi intestinali. Quindi ci sono una serie di sintomi che fanno parte di questo quadro, che a volte è di difficile riconoscimento, non sono sempre evidenti queste eruzioni. E comunque mi sembra una patologia seria e grave dal quadro sintomatologico che ci ha spiegato. Quali possibilità di cura abbiamo, dottoressa? Le cure sono varie, di difficile trattamento è il paziente perché non sempre risponde nella maniera più adeguata e nella maniera migliore al nostro trattamento. Innanzitutto si applica una terapia antivirale che serve a bloccare la replicazione del virus. Antidolorifici e antinfiammatori, ce n'è anche un abuso se vogliamo, in realtà funzionano poco. Sulle vescicole si applica gel a base di cloruro di alluminio o nella zona particolarmente dolorante il cerotto alla capsaicina. Ma in realtà questa sindrome è correlabile ad una fase cosiddetta acuta ed una fase cronica, quindi la fase di dolore diciamo, ci porta ad utilizzare a volte quando il trattamento farmacologico e l'utilizzo dei cerotti o l'antivirale non sono sufficienti ad effettuare alcune manovre che sono un pochino più specifiche e più invasive da parte di noi anestesisti e terapisti del dolore che vengono effettuate all'interno dell'ambulatorio in ospedale ambulatorialmente, quali ad esempio si pratica il blocco epidurale. In che cosa consiste? Consiste nel posizionamento dell'ago di Tuoi nello spazio epidurale dove avviene la somministrazione di farmaci che possono in qualche modo lenire il dolore, quindi cortisonici, antinfiammatori e anestetici locali. Abbiamo proprio una diapositiva che riguarda dovremmo avere una diapositiva metodica, riguardante cioè, il blocco peridurale. Siamo in fase acuta, no dottoressa? Sì. Se fallisce la terapia farmacologica si può allora intervenire si con questa metodica. Con una metodica un pochino più invasiva, metodica che poi si utilizza anche in altre patologie, quali le radicolopatie, la sciatica, quindi sono tutte patologie di cui ci occupiamo all'interno del nostro ambulatorio e questo può portare a un pain relief immediato, quindi questa può essere una metodica. Quando invece ci troviamo davanti ad una cronicizzazione della patologia, proponiamo altri trattamenti, quali ad esempio la mesoterapia antalgica, che consiste nella somministrazione nel derma di ponfi, attraverso ponfi di farmaci che vengono Dobbiamo depositati all'altra diapositiva, nel derma. La mesoterapia, eccola qua.
nel derma, che determinano un assorbimento del farmaco in maniera molto lenta, anche superiore alle 12 ore. Questo può portare nella zona che non presenta le vescicole naturalmente, stiamo parlando di una cronicizzazione del dolore, un miglioramento della sintomatologia. In realtà la risposta non è così frequente utilizzando la mesoterapia, ma può essere un supporto altrettanto valido in pazienti come coloro che sono affetti da questa sindrome. Le indicazioni e l'utilizzo dei farmaci consistono in anestetici locali, FANS e cortisonici. Cortisone in realtà che dovremmo utilizzare il meno possibile in pazienti che già hanno un patrimonio immunitario così defedato. Questa è una delle tecniche. A seguire c'è la radiofrequenza. In genere utilizziamo anche la radiofrequenza, che è costituita da onde elettromagnetiche ad alta frequenza che vengono fornite da un ago con una punta dotato di un elettrocatetere che genera un campo elettrico e produce calore. Il calore agisce proprio sulle cellule nervose, neuromodulandole, e in questo modo riduce l'infiammazione e riduce il dolore. Cosa importante, infatti, il virus in genere latente si va a localizzare sempre, e ricordiamolo, sul tessuto nervoso, dove noi dobbiamo andare sempre a lavorare. Questa è un'altra metodica utile in questi casi. Allora, torniamo un attimo alla fase acuta, al blocco peridurale. Quante sedute si fanno mediamente, dottoressa, per ottenere dei buoni risultati? Dipende dal paziente, dalle condizioni cliniche del paziente, dipende dalla difficoltà anche nel posizionare l'ago di tuoi, quindi il tutto va visto in genere in base al quadro clinico che ci presenta il paziente, quindi non è definibile un numero di, in genere si fanno un paio, massimo tre somministrazioni al massimo di queste. Invece nella fase cronica, mesoterapia? Mesoterapia in genere si effettuano almeno 8 sedute, e quindi queste sono le, ma anche queste sono delle cose che vanno stabilite in base alle condizioni cliniche del paziente. Non mi sento di dire che ci sono delle linee guida, o meglio, se ci sono, non le osserviamo sempre come deve essere per la radiofrequenza invece? Per la radiofrequenza non è ripetibile nell'immediato, si deve attendere qualche mese prima di effettuare di nuovo una seduta di radiofrequenza, ma abbiamo dei buoni risultati in tal senso. Passiamo alla fibromialgia, è una patologia molto diffusa che colpisce soprattutto le donne, giusto dottoressa? Sì, giustissimo. Che malattia è? È una malattia che riguarda l'apparato muscolo-scheletrico. È una malattia che determina un dolore cronico e diffuso, che è spesso associato ad astenia, disturbi del sonno, deficit dell'attenzione o di memoria, caratterizzato da ansia, non il dolore ma il paziente, da ansia o depressione e una serie di sintomi somatici neurovegetativi. In realtà la causa non è stata riconosciuta, quindi ci sono degli studi in atto che cercano di trovare una spiegazione a questa patologia. Si tratta di una risposta alterata da parte del sistema nervoso centrale agli stimoli dolorosi. È come se il paziente o la paziente avesse un'amplificazione della propria sensibilità e degli stimoli al dolore, anche al semplice tatto. In questi pazienti è stato notato che si evidenzia una compromessa attività serotoninergica e noradrenergica, un elemento sostenuto anche dal beneficio derivante dai farmaci inibitori di tali mediatori. Che cosa significa questo? Che nel trattamento farmacologico possiamo utilizzare, si è visto, farmaci che inibiscono il rilascio e la ricaptazione di serotonina e noradrenalina. Lo vedremo in una diapositiva successiva, quando parleremo appunto di come trattare la fibromialgia. Trattare la fibromialgia è estremamente difficoltoso, perché non conoscendone l'eziopatologia, anche la fisiopatologia e anche il trattamento del paziente è
molto complicato. Certo. Occorre lavorare utilizzando anche l'ausilio di del collega psichiatra o psicologo che può sostenere il paziente o il paziente. Occorre utilizzare anche un'alimentazione corretta, quindi rivolgersi ad un bravo nutrizionista che possa seguire la paziente. E infatti si può evidenziare da una diapositiva successiva che partiamo proprio dalla nutrizione. Si è visto come la nutrizione in realtà migliore nei fibromialgici sia caratterizzata da 5 pasti al giorno. Naturalmente queste non sono delle cose da seguire in maniera così importante, ma da tenere presente. Limitare gli zuccheri semplici, preferire i carboidrati complessi ricchi di fibre. Limitare la carne rossa, preferire le proteine di origine animale, pollame, pesce, uova, latticini. Ridurre il sale, va benissimo l'olio d'oliva. Evitare i superalcolici e aumentare i cibi ricchi di antiossidanti, quali frutta e verdura. In realtà è una dieta che fa benissimo a tutti. Certo. Non solo per la fibromialgia. Dal punto di vista farmacologico, ecco qui un tasto doloroso, perché dal punto di vista farmacologico i pazienti non rispondono benissimo a farmaci di utilizzo normale, di normale utilizzo. Il paracetamolo dalle linee guida del 2017 è raccomandato in associazione al tramadolo. Così come stavo dicendo, anche gli inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Utili possono essere gli antidepressivi, ma non ci sono in effetti dei farmaci che sono di prima scelta in questi casi. Li ho nominati tutti, credo, quelli che possono essere utili, ma il tutto il medico lo deve mettere in relazione al paziente, che deve essere tra l'altro anche d'accordo ad assumerli, certo. Soprattutto alcuni, mi riferisco agli antidepressivi. Ecco perché l'aspetto psicologico è importantissimo e va curato. È una patologia dolorosa, molto dolorosa, dottoressa. E come le dicevo, è un'amplificazione della sensibilità e quindi il paziente ha la percezione che il suo dolore sia elevatissimo. E, in merito agli studi fatti, non posso esprimere un giudizio insomma, chiaro al 100%, però esiste. Senta, per queste due patologie, l'herpes zoster e la fibromialgia, oltre ai trattamenti tradizionali, c'è qualche altra possibilità di cura? Nel nostro ambulatorio abbiamo trovato dei buoni riscontri servendoci della ozonoterapia. L'ozonoterapia perché? Perché sfrutta alcune proprietà biochimiche dell'ozono e della miscela ossigeno-ozono. Quali proprietà? L'effetto antinfiammatorio. Perché? Perché sia nella fibromialgia che nell'herpes zoster il dolore è prodotto da un'infiammazione, per cui l'ozono può essere utilizzabile in questi casi. Infatti anche nella diagnosi di fibromialgia non esistono esami di laboratorio ultra specifici che ci diano la diagnosi precisa al 100%, se non gli indici infiammatori quali la PCR, la VES e tutti gli altri. Quindi l'ozono in questi casi può essere utile. L'effetto antidolorifico, perché si è visto che l'ozono inattiva i mediatori algogeni favorendo la produzione di endorfine, molecole antidolorifiche naturali che il nostro organismo produce naturalmente. Quindi l'azione battericida dell'ozono è riconosciuta, l'azione fungicida altrettanto e virustatica. Quindi anche nel caso dell'herpes zoster potrebbe lasciare lì il virus di nuovo latente nel nostro organismo. Non uccide il virus, ma lo lascia inerte e non lo fa replicare, cosa importantissima, così come si può sfruttare l'effetto antiossidante dell'ozono stesso. Insomma, una panacea l'ozonoterapia, mi sembra di capire. Sì. Quante sedute per, ad esempio, l'herpes zoster?
Per l'herpes zoster l'utilizzo migliore in questi casi è la piccola autoemoinfusione. Che poi si fanno, si fanno in genere delle sedute giornaliere per circa una settimana con una concentrazione di miscela ossigeno-ozono di circa 30 microgrammi. Questo per quanto riguarda l'herpes zoster. La fibromialgia invece, ci sono vari meccanismi, dovremmo avere anche una diapositiva, meccanismi di somministrazione. Qui sono i campi di azione, dell'ozonoterapia, quindi non solo per le due patologie. Non solo, assolutamente, perché abbiamo visto quali sono le caratteristiche dell'ozono, per cui diciamo che può essere utilizzabile in tante patologie, quali le malattie artroreumatiche, le patologie vascolari, le arteriopatie periferiche, anche le ulcere sono gestibilissime utilizzando dei sacchetti in cui viene depositato una miscela di ossigeno-ozono, patologie neurologiche, uno degli utilizzi più diffusi è ad esempio l'ernia del disco, il trattamento dell'acne, ma anche patologie abbiamo detto come l'herpes zoster, la fibromialgia, ci sono tantissimi trattamenti, la lomboscialgia, la sindrome da fatica cronica, la maculopatia degenerativa, perché sfrutta anche il miglioramento del microcircolo del vascolare, per cui l'ossigeno arriva in tutti i meandri del nostro corpo, anche nelle cellule più lontane. Come si fanno le infiltrazioni di ozono, dottoressa? Allora, come si somministra in genere l'ozono? L'ozono viene somministrato attraverso un'infiltrazione che può essere sottocutanea e lì si utilizzano determinate concentrazioni di ozono o intramuscolo. Per le ernie del disco, ad esempio, si fanno paravertebrali. Per altre patologie possono essere fatte invece lungo tutto la nostra massa muscolare, quindi ai muscoli degli arti, al dorso, in genere più frequente. E i cicli possono variare, trattamenti da 8 a 12 sedute in genere. A distanza di quanti giorni più? Ma è variabile in base alla patologia. In genere anche al tipo di trattamento, perché oltre alle infiltrazioni, come le dicevo, c'è anche la possibilità di effettuare l'ozono per via endorettale o endovaginale per alcune patologie, di infezione ad esempio, vaginiti, uretriti o cistiti, molto utili l'ozono in questi casi, o anche attraverso il sangue. In che modo? Attraverso la piccola autoemoinfusione o la grande autoemoinfusione. Questa è un'altra, sono altre metodiche importanti che noi utilizziamo normalmente. Come per esempio, questo lo vedremo appunto nella diapositiva successiva, nell'herpes zoster avevo già anticipato, la piccola autoemoinfusione la fa da padrona, somministrando 30 microgrammi di ossigeno, di miscela ossigeno-ozono in una siringa di 20 ml con un ago determinato, in genere il 23 gauge si preferisce, sedute giornaliere. Che è una bella siringa, un siringone insomma. Un siringone, però... si può effettuare questa somministrazione, sedute totali di una settimana. L'impatto visivo che spaventa un pochettino. Può darsi, ma noi cerchiamo sempre di mettere a proprio agio il paziente. Cioè. Nella fibromialgia invece ci sono... Aspetti, torniamo un attimo all'herpes zoster, eccola qua la diapositiva, 6 sedute settimanali, praticamente una al giorno. Una al giorno, certo, giornaliere, per una totale di 6 sedute al massimo. Invece la fibromialgia, eccola qua la diapositiva. Per quanto concerne la fibromialgia, la somministrazione avviene attraverso varie metodiche. Può avvenire attraverso la piccola autoemoinfusione. In che cosa consiste? Lo spiego in maniera molto semplice. Nella estrazione attraverso una vena di un 5 ml di sangue che viene mescolato a una quantità di ossigeno-ozono predefinita, ad una concentrazione predefinita, nel momento in cui avviene il viraggio, cioè il legame dell'ozono ai globuli del sangue, viene reiniettato al paziente attraverso un intramuscolo. Quindi lo stesso sangue viene utilizzato per essere iniettato per via intramuscolo. Questo per riattivare e rimodulare il nostro sistema immunitario.
Torniamo sempre alla diapositiva precedente. Questa è la grande che vedremo, ecco, poi magari la faccio vedere dopo. Sì, la spieghiamo anche ai nostri spieghiamo con calma e arriviamo invece alla seconda tecnica di somministrazione, che è attraverso iniezioni sottocutanee di 2 microgrammi di ozono. Anche questo attraverso delle sedute di 1-2 alla settimana. Dobbiamo tornare alla diapositiva. Sì. Perché questo video lo spieghiamo alla fine. Eccola qua, siamo alla iniezione sottocutanea. Certo. L'ultima invece somministrazione che si può effettuare per i fibromialgici è attraverso l'insufflazione rettale. Qualora non sia possibile prelevare del sangue per la piccola autoemoinfusione o il paziente non gradisce le punture sottocutanee, una buona risposta può avvenire attraverso l'insufflazione endorettale, quindi un 150 ml di ossigeno ozono con una siringa da 50 può essere effettuata con sedute che sono settimanali, 1-2 alla settimana, per un ciclo totale di 10-12, va bene? E fino al mese successivo, quando si può effettuare una seduta al mese, questo per il mantenimento. Ma certo. Possiamo vedere il video adesso? Assolutamente sì. Che cos'è visto che questo era già partito video? Un paio era di volte. Partito un paio di volte, sì. Allora spieghiamo di cosa si tratta. Chi la fa da padrona o cosa la fa da padrona per quanto riguarda la metodica di somministrazione di ossigeno ozono in queste due patologie, secondo il nostro, i casi che esaminiamo nel nostro ambulatorio, è sicuramente la grande autoemoinfusione. In realtà si chiama GAET, grande autoemotrasfusione, però mi piace definirla infusione anche per il fatto che si tratta di sangue che viene prelevato al paziente in infuso con lo stesso kit con cui si preleva. Come si vede qua, sto effettuando il prelievo di sangue al paziente. In genere il prelievo si aggira intorno ai 100-150 ml circa. È assolutamente una tecnica tranquilla, il paziente è rilassato, disteso sul lettino, facciamo di tutto per metterlo a proprio agio, è una cosa anche piacevole. Ecco, si riempie l'ampolla con il sangue, si arriva ad una quantità di circa 150 cc, come dicevo. Una volta raggiunto la quantità che noi riteniamo giusta, si ozonizza. Ossia si inietta una quantità uguale di ossigeno, di miscela di ossigeno ozono ad una concentrazione predeterminata per immunomodulare, immunostimolare a seconda della patologia che ci troviamo da dover combattere, su cui dobbiamo lavorare. Come si vede qui, ecco, l'ampolla si sta svuotando, questo perché è già avvenuta una buona miscelazione con il sangue e il sangue è stato reinfuso. Ecco, qui viene tolto l'agocannula. Dal video non si vede bene il passaggio e il viraggio. In realtà il sangue venoso, che in genere ha un colore molto scuro, cambia, vira, diventa di un rosso rubino perché si unisce alla miscela di ossigeno ozono. I benefici sono che il paziente si sente, la prima cosa che dice il paziente quando scende dal lettino, si sente leggero, si sente più rilassato, meno teso. E questo perché? Perché abbiamo ridato anche ossigeno e abbiamo migliorato sicuramente, abbiamo dato un pain relief, abbiamo dato un miglioramento, certo, generale per l'organismo. I risultati sono buoni, dottoressa? Devo dire di sì, c'è una buona percentuale di riuscita di casi, bisogna stabilire un ottimo rapporto con il paziente che deve avere fiducia perché il trattamento prevede diverse sedute, ci deve seguire, noi cerchiamo di modulare e modificare il trattamento in base alla risposta che il paziente ci dà. Più o meno quindi, quanto dura una seduta? Facendo una grande autoemoinfusione come quella che abbiamo appena visto, in genere una mezz'ora. La somministrazione della reinfusione deve seguire dei tempi giusti, in genere prendiamo quei 10 minuti, un quarto d'ora, forse anche qualcosa di più. Però il paziente è tranquillo, è disteso. Assolutamente sì. E poi sì, quando scende dal lettino, come ha detto lei, si sente anche più leggero. Quindi. Sicuramente sì.
Grazie, grazie alla dottoressa Sara Di Paola, specialista in anestesia, rianimazione e terapia del dolore, Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Grazie per essere stata con noi. Per voi, con lei abbiamo parlato di herpes zoster e fibromialgia, due patologie trattate con le metodiche della terapia del dolore. Grazie dottoressa. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli e Andrea Di Fabio. Grazie perché mi hanno accompagnato per tutto l'anno in questo ennesimo ciclo di Medicina Facile e mi hanno sopportato per tutto l'anno. Grazie, grazie più grande naturalmente per voi telespettatori che anche quest'anno ci avete seguito con affetto e attenzione. Buona estate a tutti e ci vediamo prossimamente. Grazie e arrivederci.